Vincenzo, buongiorno, ben trovato. Buongiorno a voi. Io guardavo una carrellata dei vostri prodotti. Parliamo di cucina toscana. Abbiamo detto che avremmo parlato di finocchio, finocchietto e altro. Sono quei sapori naturali, genuini, anche poveri volendo, però che troviamo in tantissimi piatti della nostra tradizione. Beh, finocchio e finocchietto, abbiamo parlato scorse volte delle erbe spontanee. E finocchio e finocchietto può tranquillamente farne parte, anche perché nelle nostre campagne e sulle nostre colline ne troviamo a bizzeffe, diciamo. Quindi è un prodotto che si può usare sia fresco che secco. Per quanto riguarda il fresco, le foglie sono buonissime per aromatizzare le nostre insalate, ma anche per i nostri piatti a base di pesce o di carne. Nelle frittate è fantastico. L'unica accortezza è magari usarlo, se lo si vuol cuocere, a fine cottura, in modo tale che tutta la sua aromaticità rimane integra e non si deteriora con il calore. Invece i semi di finocchietto, sono il prodotto, diciamo, finale della maturazione della pianta. Anche questo nelle nostre campagne ne è ricchissimo perché fa parte comunque del ciclo della pianta, quindi lo troviamo tranquillamente. Ed è molto usato nella cucina toscana per quanto riguarda tutto quello che sono le carni, ad esempio. Non dimentichiamoci il famoso coniglio in porchetta, ad esempio, piuttosto che usato anche nelle salsicce. Quindi ha una spezia che è molto, molto, molto interessante ed utile, nel senso che possiamo usarla anche con il pesce, perché no? A differenza delle foglie, possiamo inserirla nelle cotture anche leggermente più lunghe, perché così rilascia magari un pochino più dei suoi umori e dà un tono di eleganza anche ai nostri piatti. Quindi la parte fresca, quindi i ciuffetti, le foglie, a fine cottura, il seme può anche cuocere un pochino di più e rende tutto molto più gradevole. Senti, io volevo farti una domanda invece sul tuo menù serale. È un piatto che si trova dappertutto in Toscana, la bistecca. Ecco, ma mangiare la bistecca da te e al Toscana Fair, cosa vuol dire? Beh, noi è naturalmente un piatto a cui teniamo molto, sia perché ci troviamo appunto in Toscana, ma sia perché cerchiamo di metterci una cura e un amore nel lavorarla abbastanza particolare. Consideriamo che noi prendiamo la bistecca, quindi la carne ancora da frollare, perché cerchiamo di tenere tutto sotto controllo noi, quindi la frollatura, che è quel processo che avviene subito dopo la macellazione per renderla molto più morbida e saporita, cerchiamo di gestirla noi perché vogliamo creare una sorta di bouquet aromatico che poi dopo sentirete se verrete ad assaggiarla, e la cuociamo sulla griglia a legna e sentite proprio il sapore del legno, il sapore della carne maturata, e credo che sia una bella scoperta. Benissimo, io ti ringrazio. In una delle prossime puntate parleremo dei segreti della bistecca, ma non nella prossima perché parleremo di pecorino toscano. Ciao Vincenzo e grazie. Ciao a tutti voi e prego.